Il 22 saremo qui in piazza, dopo 11 anni la squadra rientra sul Piazza Martire a salutare i suoi tifosi, è, diciamo, un buon segno di ricostruzione di questo movimento, di questa squadra. Vedo tanto entusiasmo in giro, sono contento, sarà una bellissima serata, avremo ospiti due, diciamo, giornalisti di chiara fama, un giornalista di Sky e l'altra è una bellissima giornalista di Eleven, la società che gestisce le partite in diretta della Serie C. E il tutto saranno poi, finiremo la serata in allegria e in musica con gli Audio Magazine, un complesso molto molto interessante, dinamico, allegro, insomma sarà una bellissima serata. Presenteremo la squadra, presenteremo anche i nostri ragazzi a Beretti, tutto lo staff. Penso che sia doveroso fare questo lancio della nuova avventura del mio Teramo. Una serata di festa qui nel cuore della nostra città, Piazza Martiri, l'amministrazione, la Teramo Calcio, i cittadini, proprio per dare un segnale di forte vicinanza, di legame, di un'ambizione che deve essere condivisa, che ovviamente è nell'attività che sta mettendo in campo la Teramo Calcio, ma deve essere, perché lo è, un'ambizione di tutta la città. Dobbiamo veramente cominciare tutti a pensare in grande, ovviamente la Teramo Calcio lo sta facendo in ambito sportivo, dando una risposta importante ai cittadini e con il sostegno dell'amministrazione. Noi come amministrazione lo dobbiamo fare, partendo anche da queste cose per rilanciare la nostra città.